Allora, perché la ricerca e lo sviluppo sul food sono centrali per l'Europa? Oggi l'Europa rischia di essere marginalizzata nel nuovo gioco economico a livello globale che vede ancora una volta centrale la Cina e gli Stati Uniti. Noi possiamo rientrare in gioco soltanto laddove abbiamo una forte leadership nella ricerca e nella innovazione. Questo è il caso della ricerca sul cibo, sull'agricoltura e anche su tutte le attività non food, perché su questo abbiamo investito tantissimo, abbiamo centri di ricerca di grandissimo livello e abbiamo molte competenze. Tutto questo però ha un rischio, la frammentazione, che cioè ancora una volta, giunti al momento finale, ogni paese vada per conto proprio. Questo è un rischio che dobbiamo evitare, ma bisogna anche dal punto di vista politico ristabilire la centralità e la forza di un'Europa capace di pensare a livello mondiale, ma di pensare ai grandi temi della crescita, dell'unità e anche oggi, purtroppo, bisogna dirlo, della pace.